Ciao a tutti da Katia e bentornati nel mio canale. Finalmente, dopo tanto tempo, sono tornata con un nuovo tutorial. Ecco, oggi vi propongo questa maglietta che ho realizzata all'uncinetto. È una lavorazione top down, quindi si parte dal collo, si fanno degli aumenti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Questa maglia si lavora su un multiplo di 4 catenelle. Allora, io ho avviato per la mia maglia 80 maglie alte, quindi non ho iniziato la mia maglia con le catenelle, ma bensì con le maglie alte per ottenere diciamo una lavorazione abbastanza morbida. Il materiale che ho utilizzato per questa maglia, io ho utilizzato questo filato della Tropical Lane pregiata bebè microfibra. A me piace molto, è un filato anche abbastanza, è morbidissimo, è veramente molto bello. Questo che vedete è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri circa. L'etichetta consiglia i ferri del 2,5-3 o l'uncinetto del 2,5. Allora, io per la mia maglia e per la tensione della mia mano, io lavoro abbastanza stretto. Ho provato alcuni, diciamo, un po' di uncinetti, il 3, 3 e mezzo. Alla fine poi ho deciso di utilizzare l'uncinetto del numero 4 per diciamo per la mia mano, ecco, perché io lavoro molto molto stretto e quindi la lavorazione con l'uncinetto del numero 4 risulta abbastanza morbida. Per questa maglia ho utilizzato 4 gomitoli di questo filato, quindi 200 grammi. Vi dico un po' le misure. Allora, per quanto riguarda lo scollo misura 22 centimetri. La mia maglia è lunga, non ho fatto una maglia lunga, l'ho fatta abbastanza corta che arrivi, diciamo, alla cintura dei pantaloni. Questa volta ho voluto una maglietta abbastanza corta. Quindi la mia maglia misura 50 54 centimetri ed è larga 41 centimetri. Se volete una taglia più piccola, allora iniziate con 72 maglie alte, quindi con 72 maglie alte multiplo di 4 abbiamo 18 motivi. Se volete invece una taglia in più della 44 46, quindi invece di iniziare con 80 maglie alte, iniziate con 88 maglie alte. Con 88 maglie alte otterrete 22 motivi. Ok? Bene, io vi lascio il tutorial, spero che questo progetto vi piaccia, che lo volete, insomma, realizzare anche voi. Fatemelo sapere nei commenti se vi piace il progetto, mettete un pollice in su. Se non siete iscritti ancora al mio canale, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Tornerò ancora con altri tutorial e spero di farvi anche un po' di compagnia. Vi lascio il tutorial. Bacio a tutti, ciao. Allora, con l'uncinetto del 4,5, non so se si riesce a vedere, ecco, inizio la mia lavorazione. Inizio la mia lavorazione con delle maglie alte. Quindi non faccio le catenelle. Lavorando le maglie alte, la lavorazione risulta morbida e soprattutto elastica. Se faccio le catenelle, la lavorazione risulta troppo tesa e non elastica. E dato che a me, per la mia misura, servono 80 maglie, allora ho deciso di iniziare con le maglie alte. Questa è una lavorazione che ho già fatto in alcuni tutorial. I miei lavori li ho iniziati con le maglie alte, non con le catenelle, proprio apposta per ottenere, diciamo, la partenza del mio lavoro abbastanza morbido. Allora, faccio 3 catenelle. Scusate le mie mani, non sono il massimo. Comunque, 1, 2, 3 catenelle.
Vado nella prima catenella, inserisco l'uncinetto, prendo il filo e porto su. Riprendo il filo ed esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro, inserisco l'uncinetto nelle due costine che si sono formate lavorando la maglia alta, prendo il filo e tiro su, riprendo il filo, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2 e continuo, filo sull'uncinetto, giro il mio lavoro e vado proprio qui in queste due costine, prendo il filo e porto su, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2, giro il lavoro, entro dentro le due costine, prendo il filo, porto su, riprendo il filo sull'uncinetto, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2 e continuo così fino ad ottenere 80 maglie alte. Queste sono le mie maglie alte e il lavoro risulta abbastanza elastico. Vi faccio rivedere. Filo sull'uncinetto, giro il mio lavoro e vado proprio nelle due costine, entro proprio, le prendo tutte e due, prendo il filo e porto su, riprendo il filo sull'uncinetto, esco da 1, esco da 2 ed esco da 2. Ci rivediamo quando arrivo alle maglie alte che mi servono. Eccomi, allora sono arrivata a 79 maglie alte. Devo lavorare l'ultima maglia, però devo chiudere anche a cerchio. Allora prendo il filo, inserisco l'uncinetto nelle due costine e vado anche, prendo l'altra estremità e inserisco l'uncinetto proprio qui dove ho iniziato con le catenelle, prendo il filo ed esco da 3, prendo il filo, esco da 2 e adesso devo chiudere, dovrei chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima, ma dato che adesso nel primo giro devo lavorare delle maglie alte in rilievo davanti, qui chiudo la mia maglia alta, inserisco l'uncinetto dietro alla maglia, alle 3 catenelle, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, così la prima maglia adesso è in rilievo, faccio 3 catenelle, anzi scusate, cambio anche uncinetto, quindi adesso lavoro con l'uncinetto del numero 4 e inizio con 3 catenelle, 1, 2, 3. 3 catenelle sono la prima maglia alta, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta in rilievo davanti, lavoro la maglia seguente, lavoro una maglia alta e una maglia alta ancora nella maglia seguente, quindi lavoro 2 maglie alte a rilievo davanti e 2 maglie alte normali, quindi ho lavorato le mie 2 maglie alte, adesso lavoro 2 maglie alte a rilievo, 1, 2, maglia seguente lavoro una maglia alta, maglia seguente maglia alta e ancora maglia seguente una maglia alta in rilievo, maglia seguente maglia alta in rilievo, così lavoro adesso nelle due maglie seguenti, faccio una maglia alta, maglia seguente maglia alta, nella maglia seguente lavoro la maglia alta e rilievo davanti, 1, maglia seguente 2, continuo così fino alla fine del giro,
quindi 2 maglie alte, 2 maglie alte rilievo, 1, 2, maglia seguente, una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi dopo che ho lavorato le 2 maglie alte, adesso lavoro le 2 maglie alte in rilievo. Così. Vado avanti e ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, sono quasi alla fine del giro, devo lavorare le ultime 2 maglie alte. E adesso chiudo il giro, chiudo sempre in questa maniera, passo l'uncinetto dietro alla maglia alta in rilievo, prendo il filo e chiudo. Inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo. Quindi ripeto adesso il giro, faccio questo giro e poi ancora un altro. 2 maglie alte. 2 maglie alte in rilievo davanti, 1, 2, 2 maglie alte, 1. Allora vado avanti, finisco questo giro e poi iniziamo la lavorazione. Voi, se volete, potete fare questo giro e poi ancora un altro, oppure vi fermate come me a questo giro. Ok, allora eccomi, sono alla fine del giro, ho lavorato le mie 2 maglie alte rilievo, 2 maglie alte. Adesso chiudo in questa maniera, passo dietro alla maglia alta e chiudo con una maglia bassissima, perché queste 2 maglie le lavoriamo sempre in rilievo davanti. Quindi faccio 3 catenelle per iniziare con la prima maglia e lavoro nella maglia seguente ancora una maglia alta rilievo. Allora, qui mi trovo 2 maglie alte, lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta al centro delle 2 maglie, quindi faccio un aumento e una maglia alta sulla maglia alta, così. Adesso 2 maglie alte rilievo davanti, 1, 2 e ancora. Qui mi trovo le 2 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta al centro delle 2 maglie, quindi faccio l'aumento, e una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte in rilievo davanti, 1, 2. Vado sulla prima maglia alta, una maglia alta al centro delle 2 maglie e una maglia alta nella maglia alta. La maglia seguente mi trovo la maglia alta e rilievo davanti e ancora la maglia seguente una maglia alta in rilievo e continuo così fino alla fine del giro. Due maglie alte rilievo e così via. Allora, arrivata alla fine del giro, ho lavorato le mie 2 maglie alte rilievo, 3 maglie alte e adesso chiudo con una maglia bassissima. Inizio con 3 catenelle e lavoro la maglia alta seguente in rilievo, quindi le 2 maglie alte in rilievo. Adesso dobbiamo ripetere lo stesso giro, quindi facciamo 2 maglie alte in rilievo e 3 maglie alte, 2, 3, 2 maglie alte in rilievo, 3 maglie alte, quindi lavoro 3, una maglia alta in ogni maglia, 1, 2, 3, 2 maglie alte in rilievo, così.
3 maglie alte, e 2 maglie alte in rilievo. Bene, arrivo alla fine del giro. Rieccomi. Allora, ho finito il mio giro e chiudo come sempre in questa maniera. Passo l'uncinetto dietro la maglia alta in rilievo e chiudo con una maglia bassissima. Allora, abbiamo fatto per due volte un giro con 3 maglie alte, quindi abbiamo aumentato di una maglia. Abbiamo iniziato con 2 maglie alte, adesso 3 maglie alte. Adesso inizio con 3 catenelle, che sono la prima maglia alta, e lavoro nella maglia seguente la maglia alta in rilievo. Adesso dobbiamo lavorare 4 maglie alte, quindi vado nella maglia subito dopo la maglia alta in rilievo, lavoro una maglia alta, faccio qui l'aumento, quindi 1, e poi lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, 3, e 2 maglie alte in rilievo, 1, 2. Subito dopo la maglia alta in rilievo, proprio qua in questo spazio, lavoro una maglia alta e poi le 3 maglie alte, 1, 2, 3, e 2 maglie alte in rilievo. Adesso vi spiego. Allora, questo è come si presenta il lavoro. Allora, abbiamo fatto due giri con 3 maglie alte. Adesso qui ho fatto un aumento, 4 maglie alte. Nel prossimo giro ripeto il giro, quindi lavoro 2 maglie alte in rilievo e 4 maglie alte sulle 4 maglie alte. Ok, quindi faccio due giri con 4 maglie alte, due giri con 5 maglie alte, due giri con 6 maglie alte, due giri con 7 maglie alte e due giri con 8 maglie alte. Quindi ogni volta che aumentiamo di una maglia dobbiamo ripetere il giro. Ripeto, abbiamo fatto i due giri con le 2 maglie alte, due giri con 3 maglie alte, quindi ho aumentato di una maglia, ho lavorato 3 maglie alte e poi ho ripetuto il giro senza fare l'aumento. Quindi due giri con 2 maglie alte, due giri con 3 maglie alte, due giri con 4 maglie alte, così via, fino ad arrivare a 8 maglie alte. Ok, quindi questo è il mio primo giro di 4 maglie alte, perché sto facendo adesso, sto aumentando adesso una maglia. Nel prossimo giro lavoro le 4 maglie alte sulle 4 maglie, nel prossimo giro ancora aumento di una maglia, quindi lavorerò 5 maglie alte e 2 maglie alte rilievo. Nel prossimo giro ancora lavorerò le 5 maglie alte sulle 5 maglie alte. Io adesso vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo alle 8 maglie alte. Allora, rieccomi. Io sono arrivata a lavorare le mie 8 maglie alte. Vi faccio un piccolo riepilogo. Quindi abbiamo iniziato 2 maglie alte in rilievo e 2 maglie alte, ok? Quindi l'ho fatto per due volte. Il primo giro non lo conto, quindi conto 1 e 2. Poi ho fatto due giri con 3 maglie alte, quindi nel terzo giro ho fatto un aumento. Invece di 2 maglie alte ho lavorato 3 maglie alte. Quindi ho fatto due giri con 3 maglie alte. Poi ho aumentato ancora di una maglia e ho fatto 4 maglie alte e ho lavorato 4 maglie alte per due giri. Poi due giri con 5 maglie alte, due giri con 6 maglie alte, due giri con 7 maglie alte, due giri con 8 maglie alte. Adesso, arrivata alle 8 maglie alte, adesso devo andare a stringere. Se per voi il lavoro insomma è ancora un po' stretto, invece non vi fermate a 8 maglie alte, ma andate avanti con 9 o anche 10 maglie alte. Ripetete il giro due volte, quindi come abbiamo fatto qui, se aumentate di una maglia invece di 8 ne fate 9, fate due giri con 9 maglie alte. Se decidete di fare 10 maglie alte lo fate per due giri,
Ok, bene, adesso qui vado a stringere, quindi dobbiamo iniziare a formare la punta e lavoro in questa maniera. Quindi qui ho chiuso nella maglia alta il rilievo, inizio con 3 catenelle, come sempre sono la prima maglia alta, nella stessa maglia lavoro ancora una maglia alta il rilievo, faccio la stessa cosa nell'altra maglia, 1 2 Allora qui mi trovo le 8 maglie alte, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, vado a diminuire, adesso lavoro 7 maglie alte, 3 4 5 6 7 E qui devo lavorare le maglie alte rilievo 2 in ogni maglia, quindi ho lavorato 2 nella prima e 2 nella seconda maglia, 1 rientro 2 e qui lavoro 7 maglie alte, salto la prima, vado nella maglia seguente e lavoro la prima delle 7, 1 2 3 4 5 6 7 Vado nella maglia in rilievo e lavoro 2 maglie alte, 1 rientro 2 maglia seguente, 2 maglie alte rilievo e poi continuo a lavorare 7 maglie alte così. Ci ritroviamo qui alla fine del giro. Ho finito il giro, quindi vado a chiudere nella maglia alta il rilievo con una maglia bassissima, inizio con 3 catenelle e vado nella maglia seguente, qui dove ho lavorato 2 maglie alte il rilievo, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, qui al centro lavoro una maglia alta, 2 maglie alte in rilievo, 1 2 così. Ora qui abbiamo lavorato 7 maglie alte, adesso lavoriamo 6 maglie alte, salto la prima maglia, vado nella maglia seguente, lavoro 1 maglia seguente, 2 maglia seguente, 3 maglia seguente, 4 maglie seguente, 5 maglie seguente, 6 Qui lavoro le 2 maglie alte in rilievo, 1 2 Al centro delle maglie in rilievo faccio una maglia alta e 2 maglie alte in rilievo. E poi qui lavoro le 6 maglie alte, salto alla prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia e vado avanti così per tutto il giro. Finito il giro, chiudo come sempre nella maglia alta rilievo con una maglia bassissima, 3 catenelle. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo. Qui al centro ho lavorato una maglia alta, adesso lavoro 3 maglie alte. Vado qui in questo spazietto e lavoro una maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta prima della maglia alta in rilievo. Quindi adesso mi trovo 3 maglie alte. 2 maglie alte in rilievo. Qui ho lavorato 6 maglie alte, adesso lavoro 5 maglie alte, quindi salto la prima maglia, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, 1 2 3 4 5
qui mi trovo le due maglie alte in rilievo e lavoro le due maglie. Qui mi trovo una maglia alta, ho lavorato una maglia alta al centro delle maglie alte in rilievo e quindi faccio una maglia alta, una maglia sulla maglia alta e subito dopo ne faccio un'altra e due maglie alte in rilievo. Continuo e qui lavoro 5 maglie alte, salto la prima, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e poi ripeto le due maglie alte in rilievo. Qui devo fare l'aumento, quindi mi trovo una maglia alta e lavoro una maglia alta sulla maglia alta. E subito dopo ne faccio ancora un'altra, quindi mi trovo 3 maglie alte e 2 maglie alte in rilievo. Così, quindi qui andiamo a stringere, facciamo la punta e qui andiamo ad allargare. Ok, bene, ci ritroviamo alla fine del giro. Allora, ho finito anche questo giro, chiudo con una maglia bassissima nella maglia alta in rilievo. Inizio con 3 catenelle e lavoro la maglia seguente in rilievo. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi adesso lavoro 5 maglie alte, faccio un aumento all'inizio e dopo la terza maglia alta. Quindi qui in questo spazietto lavoro una maglia alta, poi lavoro una maglia in ogni maglia alta e subito dopo qui lavoro ancora una maglia alta, quindi adesso in tutto 5 maglie alte, nel prossimo giro facciamo 7 maglie alte, nel prossimo giro ancora saranno 9 maglie alte. Lavoro le due maglie alte in rilievo e qui dove abbiamo lavorato nel giro precedente abbiamo lavorato 5 maglie alte, adesso lavoro 4 maglie alte, salto la prima, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 2 maglie alte in rilievo e ancora qui devo fare gli aumenti, mi trovo 3 maglie alte prima della prima maglia alta, faccio un aumento, una maglia alta, poi una maglia alta in ogni maglia, 1, 2, 3 e una maglia alta subito dopo, 2 maglie alte in rilievo, 1, 2, 4 maglie alte, salto la prima, vado nella maglia seguente, lavoro una maglia alta, 1, 2, 3, 4 e 2 maglie alte in rilievo. Ecco, stiamo andando a stringere e qui dobbiamo fare gli aumenti. Quindi in questo giro stiamo lavorando 5 maglie alte, nel prossimo giro dobbiamo ancora aumentare, quindi da 5 maglie diventeranno 7 maglie alte e qui dove lavoriamo 4 maglie alte dobbiamo lavorare 3 maglie alte. Nel prossimo giro ancora, quindi facciamo 5 maglie alte, 7 maglie alte e poi ancora 9 maglie alte. Qui facciamo 4 maglie alte, poi 3 maglie alte, poi 2 maglie alte e poi alla fine facciamo una maglia alta. Ok, quindi dobbiamo andare qui, andiamo a diminuire una maglia e qui invece aumentiamo 2 maglie. Quindi io adesso vado avanti, ci ritroviamo quando arrivo ad ottenere 9 maglie alte. Ok, se il lavoro vi risulta ancora diciamo stretto, io mi fermo a 9, voi se volete potete continuare fino a 11 maglie alte, 11 o 13, lo dovete sempre provare. Io man mano che vado avanti provo il mio lavoro
E quindi poi mi regolo quando diciamo il punto dove mi devo fermare. E siccome io la maglia l'ho già fatta, quindi per la mia misura 9 maglie alte vanno bene. Allora ci ritroviamo quando arrivo ad ottenere 9 maglie alte qui dove facciamo gli aumenti. Rieccomi. Allora io sono arrivata fino ad ottenere 9 maglie alte dove facciamo gli aumenti e qui sono arrivata, sono quasi alla fine con 2 maglie alte, quindi ho iniziato a diminuire appena quando sono arrivata a 8 maglie alte, ho iniziato a diminuire 7 maglie alte, poi 6 maglie alte, cioè ho fatto 7 maglie alte, poi ho lavorato 6 maglie alte, 5 maglie alte, 4, 3 e 2. Ok, quindi qui ho diminuito una maglia e qui invece ho aumentato 2 maglie. Ho iniziato con una maglia alta, poi 3, 5, 7, 9. Ora non faccio più gli aumenti perché per quanto mi riguarda la circonferenza del mio sprone a me va bene. Però non sono arrivata ancora agli scalfi, quindi farò ancora un paio di giri perché sono arrivata a 17 centimetri. Quindi per arrivare all'altezza dei miei scalfi devo lavorare fino a circa 19 centimetri. Allora faccio in questa maniera: 2 catenelle, rientro nella maglia in rilievo, lavoro una maglia alta chiusa a metà, così vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta chiusa a metà e chiudo le mie maglie. Adesso lavoro le 9 maglie alte, non faccio gli aumenti. 2 3 4 5 6 7 8 9. Vado nella maglia in rilievo e lavoro una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo le mie maglie. Qui mi trovo 2 maglie alte, quindi lavoro una maglia alta, vado nelle maglie nella maglia alta in rilievo e lavoro una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo le mie maglie. E qui lavoro le 9 maglie alte. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. E ripeto qui dove devo lavorare le maglie alte in rilievo. Lavoro le 2 maglie alte chiuse insieme. Uno, due e chiudo. Una maglia alta al centro delle 2 maglie e poi qui lavoro le 2 maglie alte in rilievo chiuse insieme e vado avanti fino alla fine del giro. Eccomi, finito il giro, ho già chiuso nella maglia alta in rilievo. Adesso vado sotto le 2 maglie alte in rilievo, in questa maniera. Prendo tutte e 2 le maglie e lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Lavoro le 9 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Adesso vado sotto le 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo
e lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado sotto le due maglie alte chiuse insieme, prendo il filo, faccio una mezza maglia alta, cioè una maglia alta chiusa a metà, adesso ho 3 punti sull'uncinetto e chiudo tutte le mie maglie e lavoro le mie 9 maglie alte. 2 3 4 5 6 7 8 9. Chiudo le mie maglie, quindi vado sotto le 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo ed esco solo da 2. Salto la maglia alta, vado nelle 2 maglie alte chiuse insieme, prendo il filo, esco da 2 e adesso chiudo tutte le mie maglie e continuo così fino alla fine del giro. Quindi abbiamo chiuso, abbiamo fatto qui la punta. Vado avanti, ci ritroviamo alla fine del giro. Finito anche questo giro, ho chiuso nella maglia alta il rilievo. Adesso con l'uncinetto vado sotto le 2 maglie alte, prendo il filo, lavoro una maglia bassa e 2 catenelle. Continuo a lavorare le 9 maglie alte. Allora, lavoro l'ultima maglia, qui mi trovo le 2 maglie alte, vado sotto le 2 maglie così e lavoro un'unica maglia alta e adesso continuo a lavorare le mie maglie alte, le 9 maglie. Dopo questo giro poi adesso chiudo, divido, diciamo conto le mie maglie e chiudo le maniche. Quindi finisco questo giro e poi ci ritroviamo. Allora ho lavorato le mie 9 maglie alte, qui mi trovo le 2 maglie alte chiuse insieme, quindi vado sotto le 2 maglie in questa maniera, prendo il filo e lavoro una maglia alta. E adesso continuo a lavorare le 9 maglie alte. Ci ritroviamo alla fine del giro e poi chiudiamo per le maniche. Ok, allora finito il mio giro, io sono arrivata all'altezza dei miei scalfi. Allora, sono arrivato ad un'altezza di 19 centimetri, quindi io sono pronta per chiudere le maniche. In tutto mi trovo 200 maglie. Ho già messo dei marcapunti. Allora, iniziando con 80 maglie su un multiplo di 4, io mi trovo 20 motivi, quindi ho fatto 5 motivi per una manica, 5 motivi per il davanti, 5 motivi per l'altra manica e 5 motivi per il dietro, 1 2 3 4 5. Quindi ho contato le punte 1 2 3 4 5 per davanti, poi 1 2 3 4 5 per l'altra manica e poi ancora 1 2 3 4 e 5. Quindi chiudo in questa maniera. Io non aggiungo le catenelle, per chi ha un seno diciamo un po' più abbondante può aggiungere delle catenelle sotto il braccio, ok, può aggiungere 6 8 10 catenelle, dipende dalla circonferenza del vostro seno. Io non aggiungo le catenelle anche perché non ho un seno abbondante. Allora, chiudo, la chiusura è molto semplice perché lavorerò delle maglie alte, quindi non devo seguire multiplo.
Allora inizio qui dove ho chiuso nelle maglie alte rilievo, faccio 3 catenelle. Adesso non lavoro più le maglie alte rilievo, lavorerò solo maglie alte. Quindi lavoro le mie maglie fino al primo marcapunti. Ecco, qui mi trovo il mio marcapunti, faccio una maglia alta, poi prendo l'altra metà e qui dove ho la maglia alta in rilievo entro e lavoro una maglia alta. Ecco, questa è la mia chiusura. Come dicevo prima, se avete bisogno di aggiungere delle catenelle, fate 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io adesso ne metto 6. In caso se avete bisogno di più catenelle, aggiungete 8, 10 catenelle. E poi vado nella maglia alta dove mi trovo in marcapunti e lavoro una maglia alta. E questo è la maglia, diciamo, si allarga. E quindi avete un pochino di morbidezza in più per quanto riguarda la circonferenza del seno. E come ho già detto, io non ho bisogno di catenelle perché non ho, diciamo, non ho un gran seno. Allora chiudo direttamente con le maglie alte in questa maniera. E lavoro fino ad arrivare all'altra manica dove mi trovo qui il mio marcapunti e vado a chiudere l'altra metà della manica. Ok, vado avanti, ci ritroviamo qui. Arrivata al mio segnapunti, chiudo l'altra manica, quindi lavoro una maglia alta dove mi trovo la maglia alta in rilievo, prendo l'altra metà dove mi trovo la maglia alta in rilievo, lavoro una maglia alta e continuo adesso la lavorazione in tondo fino ad arrivare a una lunghezza che mi piace. Ecco. Adesso non mi resta altro che lavorare sempre in tondo fino ad arrivare ad un'altezza che mi va bene e poi torno e iniziamo a fare le maniche. Riprendiamo la lavorazione delle maniche, lavoriamo sempre a maglia alta. Volendo potete fare delle maniche corte o delle maniche a tre quarti, maniche lunghe, scegliete voi la lunghezza della vostra manica. Allora io faccio un po' di giri e poi torno con voi. Eccomi qua. Allora io ho lavorato e sono giunta alla lunghezza della maglia che mi serve. Io ho lavorato per 35 centimetri. Adesso qui farò il bordo. Il bordo farò un semplice bordo a punto costo, quindi farò due maglie rilievo davanti, due maglie rilievo dietro. Nel frattempo ho fatto anche la manica. Io ho deciso di fare la manica corta. A chi non piace può continuare a fare la manica lunga. Ho ripreso le maglie tutto intorno e ho continuato a lavorare la maglia alta. Poi alla fine ho fatto un bordino a coste, quindi ho fatto due maglie alte in rilievo davanti, due maglie alte in rilievo dietro. Per quanto riguarda la manica, ho fatto 3 giri di maglie alte e questa è la mia manica. Ripeto, se a chi non piace la manica così corta può continuare e fare una manica lunga o a tre quarti. Allora riprendo la lavorazione. Qui farò, come ho già detto, un bordino con delle maglie in rilievo. Quindi qui ho chiuso la mia maglia. Adesso, dato che devo iniziare con le maglie alte in rilievo, chiudo la mia
maglia in questa maniera. Così inizio la prima maglia in rilievo davanti, quindi inizio con 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta in rilievo, maglia seguente una maglia alta in rilievo dietro, quindi inserisco l'uncinetto dietro al lavoro, passo sulla maglia alta, rientro dietro, prendo il filo e lavoro la maglia alta, 2 maglie alte in rilievo davanti, 2 maglie alte in rilievo dietro e continuo così fino alla fine del giro. Ecco, faccio il giro, iniziamo il giro insieme e poi andate avanti da sole, ok? Eccomi, sono quasi alla fine del giro, devo lavorare le mie ultime 2 maglie alte rilievo dietro e adesso chiudo nella prima maglia prendendo la maglia dietro in questa maniera e faccio una maglia bassissima. Adesso dobbiamo lavorare le maglie come si presentano, quindi qui mi trovo 2 maglie alte rilievo davanti, inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta, maglia seguente una maglia alta in rilievo davanti e quindi lavoro una maglia alta in rilievo davanti, maglia seguente mi trovo 2 maglie alte in rilievo dietro e quindi lavoro le 2 maglie alte in rilievo dietro, così 2 maglie alte in rilievo davanti e 2 maglie alte dietro. E quindi adesso in tutti i giri dobbiamo lavorare le maglie come si presentano in questa maniera, ok? Quindi io adesso vado avanti, voi scegliete quanto volete il vostro bordino, ok? Io vado avanti, poi quando mi rendo conto che raggiungo un'altezza che mi piace allora mi fermo, quindi penso che farò un 5 o 6 centimetri, ok? Bene, adesso lavoro il bordo della maglia e poi iniziamo a fare la manica. La manica, ripeto, è molto semplice perché dobbiamo riprendere le maglie tutto intorno. Io ho ripreso 42 maglie e ho lavorato 3 giri a maglia alta, dopodiché ho iniziato a fare il mio bordino e mi sono fermata. Io ho deciso questa volta di fare una manica abbastanza corta. Bene, vado avanti, poi ci ritroviamo e iniziamo a lavorare la manica. Allora, io ho finito il mio bordo, poi alla fine giri e il mio bordo misura 3 centimetri e mezzo e a me va bene così. Ora inizio la lavorazione della manica. Allora, io la manica l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo. Sapete che la maglia l'ho lavorata tutta con l'uncinetto del numero 4. La manica, dato che voglio una manica un pochino più stretta, l'ho lavorata con l'uncinetto del 3 e mezzo. Allora, come ho già detto, riprendo le maglie tutto intorno e io ho ripreso 42 maglie. Allora, inserisco l'uncinetto proprio qui dove mi trovo la maglia alta in rilievo. E la stessa cosa faccio dall'altra parte, qui prendo il filo, faccio un nodo e adesso inizio con 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. E poi vado a lavorare tutte le mie maglie. Nel frattempo nascondo anche il filo. Quindi lavoro una maglia alta in ogni maglia alta.
Ok, allora arrivo alla fine del giro. Ecco, riprese le mie maglie, io ho lavorato in queste 3 maglie anche, in modo da non lasciare dei buchi. Quindi ho lavorato 1, 2, 3 maglie, così. E chiudo nella prima maglia, nelle 3 catenelle. Adesso ricomincio e lavoro le mie 42 maglie. Allora, io per la manica ho lavorato 3 giri. Dopo che ho lavorato i 3 giri a maglia alta, poi ho fatto il mio bordino. Ho fatto le 2 maglie alte, rilievo davanti, 2 maglie alte, rilievo dietro. Allora, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri. Ok? E poi ho chiuso. Qui ancora devo nascondere i fili. E questa è la manica. Bene, finisco la mia manica, faccio il mio bordino e poi vi faccio vedere, la metto sul manichino, vi faccio vedere come viene indossata. Bene, con questo io ho finito il mio tutorial, spero che vi sia piaciuto, che è stato di vostro gradimento, che anche voi volete realizzare questa maglietta. Molto semplice, però lo sprone è veramente molto carino. Ho fatto questa maglia, l'ho fatta invernale qualche mese fa, mi è stata richiesta da tante persone, anche sul mio gruppo Facebook, Creare con Katie Ale, e quindi ho deciso di realizzarla. Questa volta ho deciso di realizzarla con questo filato che a me è piaciuto moltissimo, il filato della Tropical Lana pregiata bebè. È 100% microfibra, è veramente bellissimo come filato, morbidissimo, si lavora bene e poi soprattutto mi piace anche l'effetto sulla pelle quando viene indossato, è veramente morbidissimo. Sono veramente molto soddisfatta. Allora, questo filato è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri circa, quindi rende veramente tanto. Si lavora con i ferri del 2,5-3 e con l'uncinetto o con l'uncinetto del 2,5. Per chi mi segue, ho detto tante volte che io non, diciamo che non seguo sempre i consigli dell'etichetta perché ho la tensione della mano abbastanza stretta, quindi prima provo il filato e poi decido con quale uncinetto lavorare. Questa volta ho voluto lavorare questa maglia con l'uncinetto del numero 4, quindi sono andata dall'uncinetto dal 2,5. Io addirittura ho lavorato con il numero 4 perché volevo una lavorazione molto morbida. Infatti, dalle maglie alte qui si vede che ho fatto delle maglie abbastanza larghe. Io sono veramente soddisfatta e soprattutto sono soddisfatta che ho scelto questo filato che è qualità italiana. Quindi facciamo lavorare anche le nostre aziende italiane. Allora, io adesso lo metto sul manichino e poi nel box informazioni vi dico anche quanto filato ho utilizzato per questa maglia. Va bene? Ok, io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo tutorial perché faremo questa maglia, diciamo questo disegno, però lo facciamo in versione estiva. Ok? Un bacio a tutti e grazie per la compagnia, come sempre grazie che mi seguite. Ciao!